Oggi, riprendendo il discorso sul valore simbolico del colore, vi volevo parlare di un mio dipinto dal titolo La chiamata, dove io appunto ho utilizzato i colori primari. In questo caso, come potete vedere, ho usato il blu, ho usato il rosso e anche il giallo. Il blu è il colore appunto della quiete e della serenità, mentre il rosso è il colore della passione e il giallo è il colore della luce. Inoltre io ho utilizzato anche il bianco e il nero, lo sfondo di alcune appunto formelle di questo dipinto, anche queste con un valore simbolico importante, perché il bianco è il colore della purezza, della bontà, mentre il nero è il colore del buio, del peccato e quindi della morte. Ho usato inoltre anche una tavola con fondo oro, perché l'oro è il colore invece dell'eternità, no? Il fondo oro, lo sappiamo tutti, era usato anche nelle icone bizantine per richiamare un senso di eternità, un tempo che non era quello naturale, fisico, ma un tempo ulteriore. Queste formelle illustrano la storia della salvezza. Ho iniziato con una formella che è realizzata ad encausto, tutte queste formelle che vedete sono realizzate appunto ad encausto, poi dipinte con soli i colori puri e lumeggiature oro. Nella prima formella io ho rappresentato la creazione. Infatti l'iconografia è quella consueta, dove si vede Dio che crea con il compasso. Questa iconografia la ritroviamo anche in molte miniature, in codici, in libri appunto miniati, ma anche William Blake, un artista importante inglese, la usa per il suo anziano del mondo, diciamo il creatore appunto. E la formella di pari valore e dimensione che fa da contraltare a questa, come vedete, è l'ultima. È quella appunto sulla resurrezione, proprio perché la creazione di un paradiso terrestre fa da contraltare l'aspettativa di un paradiso appunto celeste, ma poi lo vedremo in seguito. In conseguenza però della caduta dei progenitori abbiamo la cacciata dal paradiso terrestre. Infatti quest'altra formella che segue raffigura proprio la cacciata dei progenitori. Vi possono venire in mente anche altre cacciate famose dei progenitori. Genitori, pensate per esempio a Michelangelo, a Raffaello, ma soprattutto la mia fonte di ispirazione è stata la cacciata dei progenitori di Masaccio alla Cappella Brancacci, dove si vede appunto la porta aurea, la porta diciamo del paradiso, che viene per sempre chiusa ai progenitori che si incamminano nella desolata terra scura, e quindi il loro senso di peccato emerge in maniera importante. In alto c'è l'angelo che con la spada gli indica diciamo la dura via. Da contraltare ancora in questo caso delle stesse dimensioni la formella opposta che ci raffigura la crocifissione, perché proprio in conseguenza del peccato originale, della caduta dell'uomo, Cristo è dovuto venire sulla terra. Qui ho preso ispirazione dalle molte crocifissioni di Cristo, dove si vede spesso anche il rosso come simbolo della passione, spesso è utilizzato per esempio per la figura anche della Maddalena che si trova ai piedi della croce, insieme anche a San Giovanni Evangelista e a Maria. È eclatante il dipinto per esempio di Masaccio. Io quindi ho usato il rosso come simbolo della passione, però ho messo solo un crocifisso semplice, essenziale, come molte altre crocifissioni, come a voler significare un isolamento sia fisico ma anche spirituale appunto di Cristo nel momento della morte. Infine abbiamo, come avevamo detto inizialmente, la formella con la resurrezione. Qui la resurrezione trae ispirazione dai dipinti famosi del Beato Angelico o anche di altri artisti, dove si vede appunto il giallo che è il colore della luce, il sepolcro vuoto e Gesù Cristo che risorge in una mandorla, circondato da una mandorla di luce, come anche ad esempio il Beato Angelico aveva usato per la sua trasfigurazione in San Marco. Ma la formella più importante che si trova appunto al centro di questo dipinto
è questa qui. Il bianco, in questo caso lo avevamo detto, è simbolo di purezza, e di semplicità e anche di umiltà. In questo caso c'è raffigurata la chiamata, appunto, e l'annunciazione. Di solito l'annunciazione, come in questo caso, usa l'iconografia classica, dove c'è l'angelo che proviene da sinistra e Maria a destra. Possiamo vedere appunto come l'angelo irrompa nella quotidianità di Maria, che è sola nella sua stanza. L'angelo incute generalmente timore, così ci racconta il Vangelo, e Maria comunque accetta questa chiamata, accetta di divenire la madre appunto di Cristo. Maria io l'ho rappresentata con una forma diciamo reclinata, di raccoglimento, no? E quindi il senso proprio dell'accettazione totale, pur non sapendo quello che la sta aspettando, no? Perché io ho pensato, è facile accettare e credere sapendo l'aspettativa di un paradiso terrestre, no? Ma Maria, che si trova nella sua quotidianità e irrompe il divino, entra in rapporto con l'umano attraverso la figura dell'angelo, e lei ha fiducia e crede. Quindi secondo me era il cardine, il culmine, diciamo, di tutta la storia della salvezza. Non ci fosse stato il sì di Maria, sicuramente non sarebbe andata come poi si è svolta la storia. Le figure, come potete vedere, qui sono essenziali. Ho voluto ispirarmi ancora una volta ad esempio al Beato Angelico o altri artisti, a Simone Martini che fanno anche l'annunciazione, e come potete vedere c'è appunto anche la colomba dello Spirito Santo, il raggio di luce che arriva proprio su Maria, e Maria questa volta io l'ho voluta raffigurare anche con una forma che sembra quasi un delfino, no? Il delfino è un traghettatore delle anime, è un animale psicopompo, e quindi un messaggio di salvezza. L'angelo, vedete, indica in alto Dio, e quindi è venuto per commissione di Dio, mentre in basso, che tutto avviene in segno di verginità e purezza, c'è il vaso con i fiori, generalmente sono i gigli, che sono appunto simbolo di Maria e della sua verginità. Quindi, concludendo, la mia chiamata è il simbolo, è il segno importante del rapporto appunto del divino con l'umano, e la rivelazione di Cristo e di Dio sicuramente dipende dall'apertura del cuore dell'uomo, che può scegliere se accettare oppure no, come ha fatto Maria. Vi aspetto alla prossima puntata.